Ragazzi, buongiorno. Io sono Simone, lui è Valentino e dentro il nostro camper c'è Lucia che ci sta aspettando. Oggi voglio fare un video molto particolare perché voglio spiegarvi come mai abbiamo creato un camper completamente domotico. Il camper in cui viviamo da 3 anni e con cui stiamo facendo il giro del mondo. Andiamo a bordo. Luci, sei in casa? Sto facendo vedere ai nostri amici come mai abbiamo fatto un camper domotico. Sei pronta? Voglio mostrarvi innanzitutto la cosa principale, quella che, di cui assolutamente non posso fare a meno. Bene, eccoci a bordo, ma prima di iniziare, innanzitutto, che cos'è la domotica? Perché non so se tutti voi lo sapete. Alexa, che cos'è la domotica? La domotica, dall'unione del termine domus, e che in latino significa casa, e del suffisso greco tikos, che indica le discipline di applicazione, è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Ma al di là di tutto questo pippone, che in realtà neanche io l'ho capito molto bene, quello che veramente noi riteniamo fondamentale e per cui abbiamo installato la domotica a bordo di Valentino è la sicurezza. Andiamo a vedere. Ma prima, dopo il pippone wikipediano, di che stiamo a parlare fisicamente, materialmente? Vi faccio vedere il nostro impianto che sta dentro questo mobiletto. Accendo la lucina se la trovo tra tutti questi interruttori con un po' di illuminazione il nostro impianto. Questo. Come la stessa Wikipedia diceva, per realizzare un impianto domotico sono necessarie una sinergia di diverse tecnologie. Quasi tutto il nostro impianto è realizzato con componentistica della Loxone. Aspettate perché ve la faccio vedere. Qui nel nostro mobilino ho dei ricambi, in modo tale che ve li faccio vedere smontati. Ora tiro fuori tutto. E quest'altro è il vero e proprio cuore della nostra domotica. Coltello, ora mi taglio una mano. Ta-da! Questo, ragazzi, è il vero e proprio secondo cervello di Valentino, chiamiamolo così. È il mini server della Loxone. Ve lo faccio vedere qui, è smontato e, come vi ho detto, ce l'ho per ricambio. Vi faccio vedere fisicamente dove è andato a finire. Eccolo qua. Come vedete qua è già tutto cablato, insieme a tutti gli altri componenti, tra cui questo, che è un altro ricambio che ho, che è un relay. Ho diversi ricambi perché i pezzi della Loxone sono differenti, ogni componente fa uno specifico lavoro. Questo, ad esempio, è il relay di cui parlavo. Ma già che ci sono, voglio farli vedere tutti. Ok, questo è l'ultimo pezzo, è quello che si chiama extension. Quindi ho 3 pezzi di ricambio che sono i componenti principali della domotica installata a bordo di Valentino. E che ce faccio con sta domotica? Che ce dobbiamo faccio? Adesso ve lo spiego. Computer, uscite, che si chiamano anche in questo caso relay, e poi abbiamo ingressi e uscite analogiche e digitali. A cosa servono? Ad ognuna di questi ingresso e uscita o ad ognuno di questi relè ho collegato un componente dell'elettronica di bordo di Valentino. Ad esempio, andiamo a vedere, venite. Ad esempio, parto dalla cosa più semplice che mi consente di fare la Loxone, utilizzare dei sensori di allagamento. Vi faccio vedere, proprio per farvi vedere, devo smontare il cassetto. Vi faccio vedere uno dei tanti che abbiamo, perché ne abbiamo una 15. Smonto il cassetto. Tac. Qui ho la mia vasca di recupero delle acque grigie. Qua sopra abbiamo il lavandino e qua di fianco c'è la lavatrice. Quindi questi sono alcuni dei tubi che raccolgono le acque grigie del nostro camper. Siccome questa è una zona abbastanza sensibile, dove oggettivamente potrebbe anche verificarsi l'eventualità che dell'acqua esca, ho installato un sensore di allagamento. E proprio lì dietro si fa fatica a vedere. Eccolo lì, il nostro piccolo sensore di allagamento. Quindi cosa succede? Il mini server della Loxone, a cui è collegato questo e tutti gli altri sensori, intercetta un segnale di allagamento, in questo caso, ed è stato programmato per emettere un allarme a sirena. Le sirene sono queste. Ne ho 2 perché ne ho una 12 volt e una 24 volt. In pratica, con il software proprietario della Loxone, che si chiama Loxone Config, vado a configurare tutte le funzionalità che la mia domotica dovrà avere, in questo caso i sensori di allagamento. Ma andiamo oltre. In questa, che è la extension, ho la possibilità di allargare le funzionalità che mi dava il mio mini server. Quindi ho altri relè, altri input digitali, altri input analogici. Questo perché di sensori a bordo, ad esempio, ne abbiamo tanti, quindi ho bisogno di tanti input e di tanti relè.
cosa servono i relè? È molto semplice, i relè sono degli interruttori che sono programmati in maniera digitale, sempre dal software di cui vi parlavo prima. Ma cosa ci faccio con questi relè? Ad esempio, li utilizzo per l'accensione e lo spegnimento delle luci. Vado ad utilizzare il software della domotica della Luxon e decido con un pulsantino, che è qui, posso decidere se accendere o spegnere, se accendere o spegnere le luci che mi stanno qua dietro. Sentite questo ticchettino? Lo faccio sentire proprio davanti all'apparato originale. Bene, avete sentito quel ticchettio? Ecco, quello lì era il relè che si accendeva e si spegneva. Non parliamo altro che di una di queste connessioni che ho a bordo del mio mini server. Quindi ogni luce, ogni lampada, ogni apparato a 12, 24 o 220 volt è connesso a uno di questi ingressi e io posso programmarne il funzionamento. Ma cosa significa programmare? Vi mostro subito un esempio pratico. Queste sono delle ventole di raffreddamento e sono proprio quelle del mobiletto dove è contenuta la mia domotica. E pensate, queste sono comandate dalla domotica stessa attraverso un relè e un sensore. Questo che vedete qua su, questo piccolo oggettino, questo non è nient'altro che un piccolo sensore di temperatura che ho connesso a un ingresso digitale del nostro mini server. Poi ho programmato il software della Luxon in modo tale che quando dentro questo vano raggiungo i 28 gradi di temperatura, attivo il relè a cui sono connesse le ventole. Capite quindi com'è utile fare questa cosa e come è stato semplice realizzarla grazie alla domotica che abbiamo installato a bordo. Voi direte, è certo, ma se non c'avevi la domotica non avevi bisogno di installare delle ventole. Ma vi faccio vedere un'altra cosa per cui abbiamo installato delle ventole e che funziona allo stesso modo. Andiamo fuori. Usciamo. Ragazzi, è tornato il sole e facciamo una passeggiata dietro il nostro camper, arrivando davanti a questa griglia che è posizionata proprio dietro al nostro frigorifero a compressore. Se io ci metto la mano davanti adesso sento uscire un sacco di aria calda. Come sapete, i frigoriferi a compressore scaldano molto e rendono molto di più quando il compressore riesce a dissipare il massimo del calore. E vi posso assicurare che consumo molta meno corrente utilizzando questo sistema. Anche la nostra scaletta è controllata da un relè. Anzi, in questo caso è un po' più complesso perché sono due relè, uno che apre e uno che chiude, ma torniamo dentro. Eccoci qua, ma visto che parliamo di domotica e parliamo di oggetti ben specifici che ho qua, me li metto qua dietro. Così, oltre a evitare di romperli, capite bene di cosa stiamo parlando. Eccoli qua. Perché ho scelto Luxon e non altri prodotti? Beh, ci sono molti prodotti interessanti sul mercato, questo va detto. Però la domotica Luxon mi offriva davvero la possibilità di fare quello che volevo in modo molto libero e aperto, dato che il software ha un'interfaccia aperta anche verso il mondo open source. Ma non voglio fare troppo il nerd. Ma andiamo avanti, vi mostro altre funzionalità. Gli interruttori sono una cosa davvero fondamentale, ragazzi. Fare l'impianto elettrico di un camper sembra una cosa semplice, ma avete poco spazio a disposizione e dovete far girare un sacco di fili. E quindi voi direte, vabbè, allora no, allora adesso ve lo spiego. Praticamente questi interruttori funzionano via radio, dietro non ci sono dei fili, non funzionano le batterie, semplicemente l'energia cinetica utilizzata per la pressione dell'interruttore fa sì che venga generata l'energia necessaria a trasmettere un segnale radio alla nostra domotica. Che vuol dire? Che se io un giorno mi accorgo che non utilizzo un interruttore per una determinata funzione perché mi è più comoda utilizzarlo da un'altra parte, cambio la programmazione e risolvo il problema. Non devo spostare dei fili. Comodo. All'inizio avevo fatto una premessa, parlavamo di sicurezza e per questo parlo di questo argomento proprio di fronte al pannello principale del nostro impianto elettrico. Se apro il nostro... Ecco, c'ho le chiavi per terra, c'ho veramente un casino, ragazzi. Vedete che c'è davvero un bel casino di fili. Questo significa che abbiamo tantissime connessioni elettriche a bordo e tantissimi consumi. I consumi devono essere tenuti sotto controllo. E pensate che questo controllo noi lo facciamo anche con la domotica. Questo è un BMW 702 della Victron. Scusatemi se sto diventando un pochettino troppo tecnico, mi serve davvero per farvi capire di che cosa sto parlando. Qui dietro ci sono i cablaggi del nostro BMW. Dovete sapere che anche questo è un oggetto molto intelligente ed ha un'uscita a relè. Il BMW serve a misurare quanta corrente entra e quanta corrente esce dalle nostre batterie. Quindi cosa ho fatto? Ho sfruttato il relè digitale che mi mette a disposizione il BMW per connetterlo al mini server della nostra domotica. E quindi? Qualora la tensione scenda sotto una soglia di attenzione, nel mio caso sono 24,2 volt, vado a staccare automaticamente alcuni carichi. Torniamo a parlare della sicurezza. Vi ho mostrato allagamento, voltaggio e gestione temperature di tantissimi vani che abbiamo a bordo, non solo quelli che vi ho mostrato, ma c'è un'altra cosa molto interessante, ovvero la gestione della pressione interna dell'impianto idraulico. Ve lo faccio vedere camminando sopra il cassetto che ho appena smontato e aprendo il mio vano pompe. Tac.
Eccolo qua. Ragazzi, fa davvero caldo, penso che lo state notando perché sto cominciando a grondare di sudore. Abbiamo quasi finito. Qui ci sono le nostre due pompe autoclave e naturalmente, come vedete, c'è anche un sensore d'allagamento. Dovete sapere che queste pompe, quando non sono in funzione i filtri Katadin, funzionano a circa 2 bar. Quando si apre il rubinetto, la pressione tende a scendere e queste pompe entrano in funzione. Ma attenzione, questa cosa potrebbe succedere anche qualora ci fosse una perdita a valle della pompe. Torno qua in cucina per farvi vedere come ho utilizzato la domotica per evitare che un problema come questo possa creare un allagamento generato dalle pompe stesse all'interno del nostro camper. Smonto anche questo cassetto per la felicità di Lucia, che poi dovrà mettere tutto a posto. Vero, Luci? Dai! Vado ad aprire! E vi mostro una cosa davvero interessantissima che non ho mai visto installata su nessun altro camper. Eccoci qua, nel retro del nostro cassetto. Vedete questo apparato? Bene, questo non è nient'altro che un sensore di pressione. Questo è montato sulla linea di consumo ed è collegato direttamente ad uno dei sensori digitali della nostra domotica. Quando la pressione scende in maniera costante per un intervallo di tempo che io ho stabilito, faccio in modo che le pompe, che sono connesse anche loro ad un relè, vengano disattivate automaticamente. Super utile, ragazzi. Per quest'ultimo punto devo smontare il cassetto dell'armadio, che è quello più pesante di tutti perché c'è tutta la roba di Lucia, e lì dietro c'è la cosa che voglio farvi vedere. Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Ce l'ho fatta. Questo è quello che volevo mostrarvi: i collettori dell'impianto di riscaldamento di Valentino. Per intenderci, dove gira l'acqua calda scaldata da Webasto. Questi oggetti bianchi che vedete attaccati al collettore sono dei normalissimi attuatori 0-10 volt che si utilizzano anche per gli impianti di riscaldamento casalinghi. Io li ho collegati all'ingresso analogico del nostro mini server della Loxon e con questi 5 controllo ogni singolo calorifero che compone l'impianto di riscaldamento di Valentino. Che significa? Molto semplicemente, ho in questo camper un impianto di riscaldamento a zone. La domotica, attraverso dei sensori di temperatura che vedete qui, controlla la mandata dell'acqua calda attraverso l'apertura e la chiusura di quegli attuatori. Sì, lo so, starete pensando, ma che ce fai di sta roba che mi pare tanto complicata? Alla fine è un camper. Però dovete pensare che questa è la nostra casa, viviamo qui dentro 365 giorni l'anno e quindi questa è davvero a tutti gli effetti la nostra casa e vogliamo viverci bene. E mo che ve faccio vedere. Chiaramente non è una cosa indispensabile. Tra l'altro Alexa funziona solo quando siamo connessi a internet. Noi abbiamo delle sim telefoniche che mettiamo nei nostri router, però quando non sono convenienti oggettivamente non l'accendo per farmi dire le previsioni del meteo da Alexa. Alexa, dimmi le previsioni del meteo. In questo momento a Milano temperatura. Ancora non ha capito che noi siamo in viaggio, stiamo facendo il giro del mondo. Alexa, io sto a fare il giro del mondo. Alexa, dimmi le previsioni del meteo del Costa Rica. C'è a Milano prevalentemente nuvoloso. Vabbè, Alexa, dopo. Al momento a Milano ci sono. T'ho detto dopo, Alexa, basta. Ho capito. Alexa, basta. Basta, grazie. Magari per le previsioni meteo non è che sia così sveglia, però per le barzellette, ragazzi, è la numero uno. Raccontami una barzelletta. Oggi però, no domani, oggi, la barzelletta, oggi. Mi piace, in questo momento non riesco a capire, riprova più tardi. Comunque Alexa può essere molto utile per effettuare operazioni con il controllo vocale utilizzando la nostra domotica. Integrare Alexa con la nostra domotica Loxon è stato davvero semplicissimo. Abbiamo solo dovuto utilizzare un Raspberry. Uguale davvero barra su barra 6S minore di barra 6S 6S interpreta is uguale interjection su alias uguale davvero barra su barra 6S. Ma è impazzita? Che stava dicendo? Capita sempre che entro per fare la doccia e mi dimentico di accendere la ventolina. Alexa, accendi ventilazione doccia. E lei mi accende il ventilatorino della doccia. Che, ragazzi, può sembrare una banalità, però se sei mezzo nudo, già bagnato, dentro la doccia, uscire per premere l'interruttore, magari, no, un po' di comodità. Bene, siamo quasi alla conclusione del video. Ci siamo quasi. Voglio spiegarvi l'ultimo vero vantaggio che troviamo ad avere la domotica a bordo del nostro Valentino. Ovvero la possibilità di utilizzare tutto quello che vi ho raccontato attraverso l'app della Loxone. Cosa significa? Al di là del fatto che posso fare degli scherzi a Lucia mentre sono lontano e lei è in casa, posso fargli pensare che ci sono dei fantasmi all'interno di Valentino accendendo e spegnendo le luci. No, non lo faccio mai, giuro, non lo faccio mai. In realtà potrebbe succedere, ad esempio, di avere il dubbio di aver dimenticato le luci accese, voler accendere il riscaldamento prima di entrare in casa dopo che si è stato fuori la sera, accendere il condizionatore, spegnere le pompe dell'acqua quando si è in viaggio. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che può essere utile fare da remoto e che rendono la vita a bordo di un camper più sicura e più
più confortevole. Se avete delle domande, scrivetelo nei commenti qua sotto al video e cercheremo di rispondere il più possibile a tutti quelli che ne avranno bisogno. Speriamo che questo video vi sia interessato. Io vado a fare il bagno, che effettivamente fa un caldo pazzesco. Ciao a tutti, il giro del mondo prosegue, restate con noi. Ciao! Ma... Alexa! Ma non ti ho detto di accendere la luce? Ci sono più oggetti chiamati luce. Quale intendi? Ma... Simone, mi fai te gli scherzi? Dai! Ma... Simone, sei tu che fai gli scherzi?